Buonasera a tutti, sono Stefano Mirabella, docente qui a Officine Fotografiche e mi occupo dei corsi di Street Photography. E do il benvenuto a tutti e questo sarà il primo di una serie di appuntamenti che Officine Fotografiche vorrà condividere con tutti gli appassionati di fotografia. E per in qualche modo farci compagnia e per affrontare tutti insieme questo periodo difficile e tanto tanto complicato. Secondo me attraverso la passione, la condivisione, il sostegno reciproco e attraverso, perché no, iniziative come queste, eh, sarà più facile superare questa, questa situazione e magari ripartire ancora più forti, ancora più, eh, più forti di prima. Eh, la cosa che un po' mi fa strano, devo dire la verità, è che molto probabilmente... Sto parlando al pubblico più numeroso che abbia mai assistito a un mio seminario, ma lo sto facendo da dentro una stanza chiusa guardando una telecamerina. Ma andiamo avanti, va bene lo stesso. Perdonatemi ovviamente se in, questa prima, eh, in questo primo appuntamento ci saranno delle piccole imperfezioni, ma stiamo anche qui per testare questo nuovo metodo di, di comunicazione, questo nuovo metodo eh, di, di tenerci in qualche modo. Compagnia tutti insieme, vediamo che succede. E allora oggi ho il piacere, veramente il piacere, di parlarvi del lavoro di un fotografo famosissimo. Un fotografo americano che fa parte dell'agenzia Magnum dal 1979 e è un riferimento per tutti gli appassionati di fotografia, a maggior ragione per gli appassionati di fotografia di strada di street photography. Sto parlando di Alex Webb. E, Voglio partire subito facendovi vedere quelle due o tre fotografie che mi hanno in qualche modo avvicinato a questo fotografo e, e mi hanno fatto in qualche modo innamorare di lui. Ve le faccio vedere attraverso i libri, ho numerosi libri eh, di Alex Webb, li ho portati più o meno tutti e iniziamo questo quest appuntamento tutti insieme partendo da alcune immagini. Da Adesso potrete vedere le immagini di alcuni libri. Questo nello specifico è un libro, è una, una monografia, è un libro che uscì con Aperture e poi con, in Italia con, con Contrasto, La sofferenza della luce. È una raccolta di, diciamo, delle migliori immagini che Alex Webb ha realizzato nella sua carriera, dalle prime dopo... Eh, il 1978, da quando poi sposò il colore fino alle ultimissime immagini. Vi faccio vedere quelle che sono le immagini che per prime ho scoperto di Alex Webb e che mi hanno in qualche modo colpito e come dicevo prima mi hanno fatto innamorare di questo fotografo. Questa è un'icona che forse tutti voi conoscete ed è una, una foto che già da sola ci dimostra e ci mostra tutte le peculiarità del fotografo in questione, le, tutte poi cose che vedremo eh, più avanti durante eh, questo, questo seminario. Eh, si, vedono, si vedono ovviamente i, i colori, si vede la complessità dell'immagine, si vede la forza della luce che Alex Webb cerca eh, sempre, molto, molto spesso. Eh, si vedono tre storie diverse. Eh, lo spettatore è in qualche modo, come lo, lo, lo fui io all'epoca, è in qualche modo quasi obbligato a soffermarsi su questa immagine e andare in qualche modo... A scoprire ogni dettaglio no? fino ad arrivare a um, il papà con quella bambina in braccio in silhouette meravigliosa al centro dell'immagine questa questa foto ci dice ovviamente un, un po tutto un po tutto quello che, che scopriremo poi di alex webb è all'interno di questa immagine ve ne faccio vedere qualcun'altra alla quale sono molto molto legato e che mi ha fatto avvicinare all'autore in questione, eccola, questa immagine qui. Quando vidi per la prima volta questa immagine, questa immagine è scattata a Istanbul nel 2001 da Alex Webb, quando la vidi per la prima volta mi domandai ma come cavolo fa a metterci tutte queste cose dentro? E' eh, un'altra peculiarità del nostro eh, fotografo. E vidi per la prima volta questa, questo doppio riflesso, e eh, poi tutti questi personaggi, tutti i personaggi che attraversavano la strada, e il, il barbiere in questione eh, in silhouette, prima il riflesso su una vetrina, uno specchio dopo, insomma un'immagine complessissima. Scopriremo, ma già lo saprete, che Alex Webb tra le sue caratteristiche ha quella di assolutamente complicarsi la vita quando eh, pensa ad un'immagine e, e questa ne è in qualche modo la dimostrazione. Un'ultimissima foto non meno bella e interessante, o comunque per me all'epoca della scoperta di questo fotografo, non meno rappresentativa, fu questa, venni catturato dalla complessità anche qui di questi tre specchi e in ogni specchio una scena diversa, in ogni specchio una storia diversa. Ecco, quello che contraddistingue Alex Webb è assolutamente mettere all'interno dello stesso frame tantissime cose, ma tantissimi soggetti che ci, ci portano ad osservare tantissime storie. Questa molteplicità di, eh, di contenuti sono poi il segreto della, diciamo, della sua fotografia, quella che in qualche modo ci cattura. E, ah, volevo farvene vedere un'altra, prima poi di tornare a vederci direttamente in faccia, anche se è solo un problema mio, credo. Allora, ecco. La vediamo se la troviamo, poi ce lo vedremo. Ovviamente, i libri ce li vedremo con più calma. Ecco qua: questa è un'immagine, ve la faccio vedere per qualche secondo e poi eh, la tolgo dallo schermo. È un'immagine che mi stupì all'epoca perché eh, mi domandai: no, ma come riesce un fotografo a catturare l'istante con questa prontezza? e, e Facendo nello stesso momento caso e attenzione all'intero frame, qui non c'è solo il, chiamiamolo, momento decisivo tanto caro a Bresson, ma c'è un'immagine che è strutturata, un'immagine che è ben composta, un'ombra che incornicia la cornice ed è qualcosa d'eccezionale. Vi racconto poi un aneddoto che ho, scoperto, no? che, che ho scoperto rispetto a questa foto e che può essere carino in qualche modo raccontarvi l'aneddoto è quello che è degli amici di ritorno da Monaco di, da, di Baviera questa foto fu scattata esatto a Monaco in Germania vi dico anche l'anno 1991 e di ritorno da Monaco alcuni amici mi raccontarono e vidi delle foto scattate proprio lungo quel fiume e alcuni amici mi raccontarono che in quell'ansa del fiume che attraversa la città ci sono delle onde che creano in qualche modo una risacca e quindi i surfisti, il surfista in questione non stava passando velocissimamente in quel punto ma era in qualche modo in equilibrio e si soffermava su quel punto. Quindi molto probabilmente Alex Webb ha avuto tutto il tempo per poter in qualche modo gestire l'inquadratura e per far... Sì, che poi quel soggetto capitasse lì perché lì era in qualche modo fermo. Ecco, questo era un piccolo segreto che volevo condividere con voi e che ho scoperto grazie al racconto di, di un mio amico. Vi ho presentato quelle che sono state le foto che mi hanno fatto innamorare di quest'autore e adesso insieme andiamolo un po' a scoprire. Io ho preparato delle, delle slide che adesso proviamo a condividere con tutti voi e poi perché no passeremo, qui ce c'è no, una, una marea, passeremo alla visione condivisa di libri e di immagini perché la, la bellezza, credo, e l'interesse eh, di un'esperienza del genere è vedere e analizzare insieme eh, delle immagini, quindi andiamo, andiamo oltre. Eccoci qui. Allora, provo a condividere lo schermo. Ok, dovrebbe funzionare. E questa è una eh, breve presentazione. Eccolo il nostro Alex Webb con la sua immancabile laica tra le mani. Eh, ovviamente ha fotografato per tanto, tantissimo tempo in analogico, adesso eh, credo stia fotografando in digitale. E qui lo possiamo vedere in compagnia della sua, di sua moglie Rebecca Norris Webb che. Da ormai un bel po' di tempo lo accompagna sia artisticamente che professionalmente. Nell'immagine successiva vediamo un, un povero pazzo lì al centro tra loro due. Un giorno a Milano che ha avuto la, diciamo, la fortuna di, di conoscerli, di parlarci e di condividere eh, alcuni pensieri insieme. È stata. Ovviamente, una bellissima esperienza. Come è stata una bellissima esperienza parlare con Web di fotografia e potergli mostrare quello che io faccio quotidianamente su Roma eh, e appunto potergli mostrare le, le mie, una serie di, di immagini scattate eh, durante gli anni. Vi ripeto, bellissima esperienza. Lui è un personaggio molto cheto, tranquillo, eh, veramente serafico per certi versi, e è stato veramente un piacere. Per questa esperienza ovviamente eh, ringrazio Laica con la quale collaboro, che mi ha invitato a Milano proprio durante un workshop che fece Alex Webb, eh, una masterclass eh, eh, organizzata da Laica e, e quindi io ebbi l'opportunità di, di assistere, parlare. E contribuire a questa, a questa esperienza. Vengo a un'altra immagine, non ve l'ho fatta vedere sul libro perché poi ve l'avrei fatta vedere qui sullo schermo, ed è un'altra delle immagini iconiche di Alex Webb. Eh, anche questa da sola ci dimostra tutta la complessità della sua visione. I, eh, ci colpisce ovviamente subito l'armonia dei colori, no? quell'azzurro dominante tra e le, diciamo, la, la, la struttura architettonica eh, del paesino in questione in Messico, la maglietta del bambino eh, lì arrampicato sul muro, addirittura il pallone che come un mondo gira e, e in, in qualche modo eh, i colori richiamano addirittura il, la scena stessa e il pallone stesso. Eh, ci sono, io sono arrivato a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soggetti all'interno dell'immagine. Dell sono veramente tanti da dover gestire in pochissimi istanti. Vi voglio leggere, voglio leggere insieme, andiamo abbastanza veloci, eh, quello che è la, la descrizione dall'ex web di questa immagine. Scatta questa foto a... Batte la pesca nel sud del Messico. Voi sarete sicuramente più bravi di me nella pronuncia. Agli inizi degli anni Ottanta. In quel periodo volevo semplicemente che la mia esperienza con la fotocamera mi portasse a fare un salto avanti. Era un pomeriggio pesante e afoso, e arrivai in una piazza blu e bianca. Era molto caldo, mi sentivo senza ispirazione e un po' perso. Delle caratteristiche, aggiungo io, molto eh, inclini, vicine eh, a, a tutti i fotografi di strada, no? E poi avremo modo di parlarne. Quando a un certo punto vidi alcuni bambini giocare con la palla, non appena mi avvicinai, uno dei ragazzi fece ruotare la palla sulla punta del dito e percepii. L'ho messo in grassetto perché è un'altra cosa, un'altra caratteristica che. Associa o dovrebbe associare tutti i fotografi di strada, la percezione di quel qualcosa che forse avverrà e percepì esattamente le forme di quei bambini, le strisce blu intorno e il blu della palla e fece alcuni scatti. Poi il momento scivolò via, come ovviamente accade di solito. Non so mai quando una foto funzionerà. Questa è di una eh, bellezza assoluta questa, questa frase. Con questo scatto ero speranzoso ma incerto. Stiamo parlando ovviamente di analogico, quindi. Alex Webb ha dovuto aspettare no, di sviluppare eh, la pellicola e, e accorgersi di quello che era eh, successo. L'otturatore lento che usai rese la palla che girava simile ad un globo te terrestre rotante. L'immagine si permeò di dimensione completamente diversa rispetto a quella di cui io ero consapevole al momento dello scatto. Mi piaceva l'idea che questo ragazzo di una piccola città del sud del Messico sembrasse avere il mondo che girava sulla punta del dito. Solo in un secondo momento, e questo adesso lo rivedremo eh, guardando insieme guardando nuovamente la foto, realizzai che c'era una seconda palla nel frame, una palla da basket che ricadeva dal cesto dopo aver fatto centro. Questo tipo di fotografia, quando si vaga per le strade e si esplora il mondo con pochi preconcetti, è piena di immediatezza, intu intuizione e fortuna. Anche qui Alex Webb ci, ci evidenzia quelli che sono dei punti fondamentali legati alla buona fotografia tutta la consapevolezza razionale lascia il posto all'inconscio che prende il sopravvento la rivediamo un attimo e la palla in questione guardate è alla sinistra dello schermo in alto c'è un cesto da basket c'è una palla arancione che si è infilata nel momento preciso dello scatto lì nel, nel canestro e voi mi direte ah beh eh, un bel come dire, eh, no? Mm, ecco, puntini puntini, sì, esattamente. La fotografia di strada, quella buona, lo scatto su mille, che poi ci portiamo a, a casa, quello che funziona è un equilibrio tra eh, assoluto, un equilibrio assoluto tra eh, la, una, la bravura, la percezione, eh, l'intuito del fotografo, ma anche la fortuna. Questo è, è in dubbio, assolutamente, diamolo sempre per scontato. Piccoli cenni diciamo, biografici rispetto ad Alex Webb: no? è nato nel '52 in California, eh, viene da una famiglia che ha sempre dato spazio alla creatività, una madre pittrice e poi scultrice, un padre scrittore e, e editore. Hanno aiutato Alex a trovare la sua strada nel campo dell'arte e della fotografia, quindi in qualche modo ecco, vive in un ambiente mh, stimolante. Ecco. E infatti, dice, ho imparato da mio padre, cominciando quando avevo circa dieci anni. Mio padre era editore, giornalista, eh, privatamente anche scrittore di fiction, ma anche fotografo, soprattutto nei periodi di blocco creativo nella scrittura. Eh, scrittura scusate. Ed è stato un buon fotografo. A dieci anni ho imparato la tecnica della camera oscura. Non mi è mai piaciuta molto e per cinque anni mi sono dedicato ad altre arti. Tutta la mia famiglia è di artisti. Mia madre scolpiva, mio fratello insegnava, insegna pittura, per poi io tornare alla fotografia e riscoprirla. Ho anche studiato arte e per me era naturale dedicarmici. Da giovane, da giovane mi sono anche appassionato a De Chirico, mi è sempre piaciuto, e se si guardano le mie fotografie, questo l'ho trovato molto interessante, Credo si veda bene l'influsso della pittura e in particolare della sua, l'uso dei blocchi, dei cubi, il modo di inserirli nell'inquadratura, tutto questo è influenzato dalla pittura. Qui ho messo, ho, ho cercato ovviamente degli accostamenti e ne ho trovati molti, eh, tra la pittura di De Chirico e le immagini di Alex Webb. Quindi ecco, ho scelto questa dove in qualche modo. E le, le, le vie di fuga, no? l'uso de, dei cubi e delle prospettive in qualche modo richiama e si riallaccia all'artista in questione. E, mh, vi, vi leggo quest'altra slide, poi esco eh, e, e vi racconto alcune cose. Nel 72 partecipa ad un workshop con quello che diventerà presto un suo riferimento nel mondo della fotografia, Charles Arbut. Eh, che purtroppo è scomparso qualche anno fa ed è amore a prima vista la fotografia diventa subito il suo mezzo espressivo anche se le mie fotografie, eh, dice Alex Webb vengono spesso definite complicate il mio modo di fare street photography è piuttosto semplice percepisco, quasi fiudo e questa è la seconda volta che incontriamo questo concetto molto interessante la possibilità di una fotografia cerco di seguire il ritmo delle strade anche questa, eh, questo è un concetto molto interessante. Talvolta immergendomi nelle situazioni, altre volte restandone al di fuori. Tutto dipende da quello che il mondo vuole offrirmi in quel determinato momento. Questo mio approccio mi fa venire in mente quello che una volta disse proprio Arbut, il suo insegnante: Non sono io a trovare le foto, sono loro a cercare me. Io devo solo assicurarmi di avere la pellicola nella macchina ed essere pronto. Ecco, questo è un concetto eh, molto, molto. Interessante perché Arbut che ci dice cosa ha insegnato ad Alex Webb? Che in qualche modo il quotidiano è anarchico, il quotidiano è lì e non possiamo far nulla per gestirlo. Quindi, la foto ci in qualche modo è un dono e il dono lo dobbiamo. Eh, solamente ricevere, dobbiamo in qualche modo saperlo vedere, okay? saperlo percepire, ma solamente decidere, e, eh, eh, ricevere. Infatti Arbut diceva che devo essere solo pronto ad avere la m, pellicola inserita in macchina e la macchina carica per poi scattare. E, diciamo che è ovviamente un concetto molto interessante ed è un concetto assolutamente vero, però è altrettanto vero e adesso vorrei farvi vedere... Eh, un libro che ho portato di Arbut, del maestro dall'ex web, è altrettanto vero che il fotografo eh, ci deve mettere del suo e vedremo alcune foto dove Arbut ovviamente ci mette del suo. È vero che la fotografia è un dono, è vero che dobbiamo in qualche modo essere in grado di recepirlo, questo dono, ma dobbiamo essere anche in grado di scegliere magari no, l'angolazione giusta, l'inquadratura giusta. E il momento giusto per portarci a casa questo, questo dono? E ve lo voglio far vedere nel libro che ho portato di Arbut. Ok, togliamo il nostro Alex Webb e vi faccio vedere Arbut. Questo è un libro che raccoglie molte delle, delle sue immagini. La prima che voglio farvi vedere, se non sbaglio è all'inizio, che la dice lunga sul. Eccola qua, vediamo se riesco a mostrarvela bene più o meno. E che la dice lunga su quanto è vero che la fotografia sia un dono ovviamente, ma quanto poi il fotografo con il suo occhio, con il suo punto di vista, con la sua. Eh, chiamiamola bravura ed esperienza riesce a mettere tutto in ordine all'interno eh, del frame e a far sì che il dono sia ancora più bello e in questa foto c'è tanto no? innanzitutto c'è Arbut qui che si percepisce questo è un riflesso ovviamente c'è il fotografo in questione in quest'angoletto e poi c'è tutto c'è la contestualizzazione Arbut ci racconta bene o male dove ha scattato e c'è la forza dei vari frame che sono i finestrini di questo autobus, no? di questa autovettura. E in ogni finestrino c'è una storia. Qui c'è un, eh, un cartellone pubblicitario con un viso, nel secondo frame c'è un altro viso, nel terzo un altro ancora, il volante con il negozio e un altro viso ancora. C'è lui. C'è, come ho detto, la città dove ha scattato l'ambiente urbano. È una fotografia molto complessa. E già da questa immagine capiamo quanto in qualche modo poi Arbut abbia influenzato Alex Webb: no? la complessità, la ricerca del, no? di spingersi sempre oltre e di andare oltre. Il lavoro di Arbut è un lavoro tutto in bianco e nero, almeno quello che conosciamo e quello che è all'interno di questo bel libro. Volevo farvi vedere un'altra foto che in qualche modo... Ecco, allora voglio farvi vedere questa foto, anche perché, eh, ecco, esco un attimo, mh, voglio co condividere con voi un'esperienza, uh, un, un concetto e poi torniamo... A, a Questa foto. Quando ebbi la, la fortuna di assistere il, al workshop di, di, Alex, di Alex Webb, alla masterclass, una delle cose che mi rimase più impressa fu quando lui tirò mh, su davanti, mostrò ad, ai, ai suoi studenti due fogli a quattro pieni, pieni, zeppi di nomi e cominciò a leggerceli. Io in fretta e furia. <ride> me li annotai perché ero comunque curioso, c'erano grandissimi maestri della fotografia, li vedremo poi eh, durante le slide, tutti quelli che in qualche modo l'hanno formato e l'hanno in qualche modo eh, strutturato dal punto di vista fotografico, ma c'erano anche, vi assicuro, nomi di fotografi sconosciuti o comunque... Ehm, dei quali il lavoro non era assolutamente il lavoro di questi fotografi non era assolutamente eh, alla ribalta e poi me li sono andati piano piano a casa a scoprire eh, tutti tutti ovviamente interessantissimi ma alcuni ve l'assicuro assolutamente poco noti Quest, e, e alzando sti fogli ha detto questi sono i fotografi che continuano sono solo alcuni dei fotografi che continuano ad ispirarmi beh Detto da lui, detto da uno dei grandi maestri della fotografia, eh, vuol dire tanto, uno dei, dei più grandi maestri no, de, 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 della fotografia contemporanea ci dice, io continuo a studiare, io continuo a farmi eh, in qualche modo eh, coinvolgere e condizionare dalle immagini, dalle storie, dai fotografi che in qualche modo eh, studio. Ecco, perché vorrei tornare a quella fotografia e vorrei mostrarvi come quella fotografia di, di Arbut in qualche modo la ritroviamo eh, in uno dei lavori di Alex Webb. Eh, ricondivido lo schermo legato alle immagini dei libri e ve la faccio vedere. Innanzitutto qui Arbut che fa? Fa una cosa intelligente ovviamente dal punto di vista compositivo. E divide l'immagine, poi vedremo quanto Alex Webb è, è sensibile a questo escamotage compositivo. Divide l'immagine attraverso il montante del, dell'autovettura dell nella quale eh, era, era seduto e, e crea due, due mondi, crea due, anzi tre, perché poi come potete ben notare qui c'è lo specchietto retrovisore dove si intravede un corpo seminudo. E, e ci sono più storie, quindi ce n'è una, c'è la storia delle donne, di de questa ragazza bellissima di spalle che quasi vuole in qualche modo proteggersi no? da poi i soldati. Quindi vedete strutturalmente l'immagine, grazie a questo, è divisa in tre ed è complessa. Adesso voglio farvi vedere un'immagine scattata da web nel 1983 e no, ditemi se in qualche modo non la ricorda. Ecco, e è, questa è la traduzione, è la traduzione in immagini del concetto di cui abbiamo. Parlato prima, non, nessuno copia nessuno, ovviamente, però è giusto e per tutti gli appassionati di fotografia, anzi, più che giusto, è quasi un obbligo. Documentarsi, guardare il lavoro degli altri, assorbire le immagini degli altri. Queste eh, prima o poi, in qualche modo, entreranno a far parte del nostro background e prima o poi, in maniera inconsapevole, assolutamente inconsapevole, prima o poi torneranno magari nelle nostre di immagini. Quindi questo ci racconta come Alex Webb, nonostante abbia una carriera no, avviatissima e grandiosa, continui a studiare. E allora mi sono detto, figurati, no, se lo fa lui, qui bisogna studiare tutta la vita. E allora via, e allora è giusto sempre in qualche modo eh, nutrirsi di, di immagini, nutrirsi di fotografia. Io consiglio sempre a tutti i miei studenti mostre fotografiche, libri di fotografia. Ecco, l'investimento più grande è quello del, dell'acquisto di un libro di fotografia. Qui a Officine Fotografiche c'è una, una libreria e, e fantastica, piena di libri. Il, il più grande investimento è prendersi un libro, sfogliarlo. Adesso è un po' più difficile, diciamo, però magari sfruttando quelli che ci abbiamo a casa, perché no, passare una mezz'oretta su un buon libro di fotografia, ecco che ci rimette, ci dà tanto, ci dà tanto. Appena avremo la possibilità uscire, fotografare, andare a vedere le, le mostre, insomma, è tanta, tanta, tanta roba, io lo, lo consiglio sempre, ovviamente. E, ma fra un pochino vedremo altri di questi accostamenti, ribadisco il concetto. Eh, il, il concetto vuole essere quello di eh, raccontare in qualche modo come anche i grandi maestri si nutrino di immagini e si nutrino di altri, eh, del lavoro di altri fotografi ed è assolutamente eh, giusto così, assolutamente. Eh, ritorniamo un attimino alle nostre, alle nostre slide. Eccoci qui. Ecco qui avevo messo alcuni dei doni eh, catturati da Arbut, no? E qualcuno l'abbiamo visto sul libro, questa no, per esempio, questa sì, ne abbiamo parlato. Ecco, vedete in basso a destra, forse qui sul monitor si vede un po' meglio. Arbut che fotografa, no? Con la, con la sua macchina fotografica, eccolo lì. E poi ogni sto storia all'interno di, di ogni frame. E questa poi magari ve la faccio rivedere meglio nel libro perché non, non se ne trovano di, di, di buone immagini, un po' sgranata forse. Ecco, questa è, è l'esaltazione del, della fotografia eh, di strada, chiamiamola così, no? il, il raccontare in maniera speciale un qualcosa. Il quotidiano è un qualcosa di assolutamente banale, immaginatevi no, per il fotografo in questione stare seduto per ore magari dentro un treno, ecco un ambiente in qualche modo eh, noioso a, di, a dir poco, però il fotografo attento, il fotografo eh, voglioso di tirar fuori eh, delle storie interessanti, ecco, trasforma il, eh, il quotidiano, lo trasforma in, in qualcosa di di irripetibile, con un semplice scatto e magari sfruttando semplicemente la luce e poi vedremo che la luce sarà nel lavoro di web un fattore determinante. Segui, seguirà la luce in un momento di crisi, seguirà la luce e la luce eh, gli, gli traccerà in qualche modo la strada del suo successo. La formazione ecco dall'ex web è quella classica, studia il momento decisivo di Cartier-Bresson, ovviamente tutti i grandi fotografi in qualche modo sono legati no, al lavoro di Cartier-Bresson che ha influenzato così fortemente la fotografia tutta, e ovviamente The Americans di Robert Frank, un altro grandissimo lavoro, un lavoro di rottura, un lavoro imprescindibile. Il fotografo francese lo affascina per il senso di equilibrio, l'istante, l'inquadratura nella sua perfezione. Questo è il, eh, il libro ormai introvabile, che per fortuna è stato, eh, qualche anno fa è stato ripubblicato in una versione altrettanto bella, e questa è un'immagine, no? l'immagine iconica, eh, una delle immagini iconiche di. Eh, di Cartier Bresson nel no, momento decisivo per, per eccellenza. Invece il fotografo americano lo attira per la sua spontaneità e per il, il suo essere innovativo. Abbiamo detto ovviamente che Frank è stato un fotografo eh, di rottura ed è imprescindibile in qualche modo l'influenza di un fotografo così su tutti poi i fotografi che gli si sono succeduti. Ecco, già da, da questa immagine, in qualche modo, un'immagine di strada... Eh, un po' fuori da, dai canoni, anche qui tanto complessa e variegata. C'è stata una serie di fotografi, dice Alex Webb, di strada, il cui lavoro ho ammirato molto in diversi momenti della mia vita professionale, ovviamente Cartier-Bresson, come abbiamo detto prima, ma anche Certez, Frank, William Klein, Friedlander e altri. Forse Friedlander scrive due. Forse. Il primo approccio alla fotografia di Web non poteva non avvenire in bianco e nero. Lui dice: I fotografi in bianco e nero erano i miei eroi, senza alcun dubbio. Abbiamo visto il lavoro no, di Arbut eh, in questo senso. Quindi, le prime foto professionali a metà degli anni 70 nascono a Boston, in Sud America, e lungo il confine con il Messico, ovviamente in bianco e nero. E ce ne vediamo qualcuna. Ecco, questa è del 78, l'anno poi scopriremo della crisi dall'ex Webb è un'immagine che comunque già ci racconta la, eh, el, alcune delle prorogative di, di Alex Webb, quelle che poi sono diventate diciamo eh, il, quello che poi è diventato il suo marchio di fabbrica. No? Quindi il, lavorare con l'umanità, lavorare in qualche modo con l'attimo decisivo, quel cavallo che passa lì sull'orizzonte, e lavorare su. I livelli: quello che poi scopriremo la complessità dell'immagine eh, è molto spesso determinata dai livelli che si succedono nel, 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 nel frame stesso. E quindi, qui abbiamo il bambino in primo piano. Ma Alex Webb, ovviamente, non si accontenta di un classico ritratto, ma nel tentativo di ambientare eh, il tutto, ci racconta che è in Messico, ci racconta che all'interno di un eh, cimitero. Ma quel cavallo lì sopra con quei eh, due eh, cavalieri che lo stanno cavalcando, quei due personaggi è quello che fa vibrare la fotografia a livello successivo, l'attimo decisivo. Un'altra foto scantata, scattata sempre in Messico nel 78. Scene di vita quotidiana, ma anche qui c'è sempre Quel, anche quella piccola sfumatura che fa vibrare l'immagine e che cattura l'attenzione dello spettatore. Quell'occhio coperto del bambino che sta osservando il fotografo e eh, quella figura in secondo piano che sembra quasi danzare in strada. Eh, so, anche qui sono insieme al, al protagonista, no? all'elemento principale dell'immagine che è il signore che ha il ramoscello tra le mani, eh, creano... Più livelli e creano più punti di interesse rispetto all'immagine. Un'altra foto, sempre scattata in Messico. Ecco qui una, una cosa che già avevo introdotto e sulla quale poi torneremo vedendo tantissime immagini di questo tipo. Alex Webb, già dal 78, e poi diventa un suo marchio di fabbrica, cerca quell'elemento statico. Ecco qui, nel, nello specifico, è un palo della luce molto probabilmente. Ma da qui in poi cerca in maniera quasi ossessiva quell'elemento che separi l'immagine, come nel, nella foto di Arbut e di Alex Webb, poi prima che abbiamo visto all'interno della macchina, dell'autovittura, cercare degli elementi che dividano l'immagine in due o più parti. Questo per Alex Webb diventa un, un motivo di, di ricerca. Un'altra bellissima immagine, sempre scattata, questa addirittura nel 76. Ecco, anche qui vediamo la... Eh, il, la, la, la profondità dell'immagine, li, i livelli, le varie storie e il murales dietro che crea dei contenuti ulteriori. Eh, c'è un movimento, c'è armonia, ci sono questi due gesti: eh, il primo ragazzo eh, con la stecca in mano quasi a colpire la palla, c'è il secondo che aggiusta in qualche modo eh, tutte le altre sfere e lei con il suo sguardo perso nel vuoto. E sembra quasi di viverla la scena, e questa foto ti fa quasi immaginare l'attimo successivo: no? lui che scocca il colpo, e lui che toglie e, e mette in ordine le, le, le altre palle da biliardo. È un'immagine, secondo me, non molto molto eh, importante. Ecco qui il, il momento di rottura. Nel 75, queste sono parole di Alex Webb, ho raggiunto una sorta di vicolo cieco. Stavo fotografando in bianco e nero il panorama sociale americano del New England e i dintorni di New York. Parcheggi desolati, abitati da figure umane sfuggenti, smarrite, e i cani di strada. La fotografia che ne derivava era un po' alienata, a volte ironica e divertente, forse un po' surreale, ma soprattutto emotivamente distaccata. In qualche modo, dice Alex Webb avevo la sensazione che il lavoro non stava dandomi niente di nuovo mi sembrava di esplorare il territorio che altri fotografi come Lee Friedlander e Charles Harbut avevano in qualche modo eh, già battuto ecco che arriva questo momento di crisi e a volte eh, eh, questo in qualche modo ci dà il là, in qualche modo per agganciarsi anche a quello che stiamo vivendo noi e dai momenti di crisi con una risposta pronta, con un po' di inventiva, con tanta passione, si esce ancora più forti, ancora più forti. Infatti Alex Webb esce da quel momento di stasi fotografica eh, cambiando totalmente. Ovviamente rischi, in questo caso ti assumi dei rischi, eh, fai, inizi a fare qualcosa che non hai mai fatto, vai in dei luoghi che non hai ha mai visitato. Eh, però quello come è successo per Alex Web a volte può diventare il segreto poi del successo e infatti adesso vedremo come in qualche modo Alex Web ha cambiato eh, totalmente rotta e totalmente direzione. La scoperta del colore. Quindi dal bianco e nero... Nel, alla fine degli anni 70, Alex Webb scopre il colore. Mi resi conto, dice Alex Webb, che alle mie fotografie mancava qualcosa: la luce tagliente, i colori intensi dei mondi che stavo esplorando. Lui era in Sud America a fotografare i luoghi che avevo scelto di fotografare, in cui il colore è parte integrante dalla, della cultura e la vita viene vissuta per lo più sulle gradinate e, sulle, e, su, e nella strada. Mi hanno fatto casualmente scoprire un nuovo modo di lavorare con colori saturi e accesi. Ho capito che il colore va oltre il colore stesso. Il colore è emozione. Se il bianco e il nero vengono dal cuore e dalla testa, il colore viene dallo stomaco. Come ha detto una volta il fotografo belga Enrico Ruiarto, un altro fotografo magnum, collega di Alex Webb, il colore è più sensuale del bianco e nero. Il colore, dice Alex Webb, dice appunto molto sull'atmosfera, le emozioni e le sensazioni di imposto. Ecco che Alex Webb si fa in qualche modo rapire e coinvolgere dai luoghi che stava in qualche modo vivendo e fotografando e attraverso il colore, attraverso il calore di quei luoghi, attraverso eh, la luce di quei luoghi cambia completamente. E cambia com completamente e, e, e questo cambiamento eh, si vede in qualche modo già grazie a... Questo suo lavoro che poi diventa un libro che vi faccio vedere tra pochissimo. Uno dei lavori più importanti della sua, della sua carriera è quello dedicato ad Haiti, raccolto nel libro Underground Agro in Sun. Io stesso, non sempre so esattamente perché arrivo in certi luoghi, per Haiti sono stato influenzato dall'aver letto il romanzo di Graham Green, The Comedians, che è ambientato da Haiti appunto. Mi ha affascinato e spaventato al tempo stesso. Mi ha coinvolto e mi ha fatto pensare alla possibilità di andarci. Quindi Alex Webb prende parte senza eh, preconcetti, senza un'idea troppo strutturata di fondo e se ne va ad Haiti. E lui stesso dice: Non sono andato ad Haiti perché volessi fotografare i poveri o mostrare quanto Haiti fosse povera, come credo facciano molti giornalisti. Sono andato ad Haiti per esplorare e conoscere. Quindi Alex Webb, in perfetto stile fotografo di strada, quindi perdendosi nelle vie e nelle strade eh, dei luoghi che decide di fotografare, parte per Haiti e si fa in qualche modo coinvolgere da, da questo posto incredibile. Vi faccio vedere, come vi avevo promesso, il, il libro. Eccolo qui. Vediamo. Eccolo qui. Questo è il libro. Eh, Eh, questa è la, è la, la firmina che, che mi ha fatto ce lo sfogliamo velocemente magari ne vediamo le, delle immagini le immagini eh, magari se vogliamo migliori ecco qui poi ci torneremo su questo eh? l'elemento di separazione che lui cerca insistentemente anche questa è un'immagine interessante no? il non mostrare sempre tutto e comunque all'interno del frame, no? lasciare quei punti interrogativi attraverso dei tagli anche un po' esasperati no? e, e poi in qualche modo eh, creare una struttura all'interno del frame. Come questa immagine meravigliosa, no? lui si ritrova di fronte, ecco questo è il dono di cui parlava Arbut, no? ti ritrovi di fronte a questa scena. Sta scena è ovviamente un dono che il mondo ti fa se sei stato eh, bravo e se sei stato caparbio nel, nel cercare immagini del genere. Però ovviamente al dono devi rispondere con un po' di creatività ed ecco che l'immagine fa questo. E questo sfocato in basso a destra, questo volto sfocato in primo piano è in qualche modo l'elemento da cui parte o, o su cui in qualche modo arriva poi tutta l'immagine, ma c'è tutta una linea, una struttura armoniosa che passa tra i vari pro protagonisti e personaggi del, del frame. Quindi qui è vero che la scena è bella di per sé, ma il fotografo deve fare una scelta di posizionamento, deve pensare molto velocemente e ordinare perché altrimenti un'immagine così densa di soggetti è capace anche che sfoci nella confusione più totale. Quindi il fotografo deve metterci del suo, oltre che ricevere il dono dalla natura. Un altro elemento di separazione, un mondo qui e un mondo qui. Ovviamente questo è un concetto che vedremo dopo e che svilupperemo magari fra un pochino. Tantissimi soggetti, tantissimi punti dove l'occhio dello spettatore è obbligato a soffermarsi. Ci sono anche delle linee che partono no? dall'orecchio del, del mulo ad arrivare alla sigaretta. No? Eh, ci sono tante diagonalità, tante eh, linee molto interessanti. E l'immagine è piena ma anche in qualche modo incorniciata da alcuni elementi che lui mette a destra e a sinistra. Se poi il primo è leggermente sfocato perché non ancora meglio è un'immagine iconica questa di questo lavoro, una forse delle più famose scattate ad Haiti. Cosa notiamo? Notiamo che c'è questo benedetto palo centrale anche qui a dividere in due il frame. E però poi cosa ha visto e cosa ha catturato Alex Webb, la famosa replica. Quindi Due soggetti che fanno la stessa cosa, che hanno la stessa postura. E questo è un escamotage compositivo che funziona tanto tanto, una vela da una parte, una vela dall'altra, eh, la mano in primo piano sfocata e gli elementi ai lati dell'immagine a contenere il tutto. Tanta complessità, anche qui, tanti soggetti quasi ci stanchiamo a contarli. Eh, Tanta roba, questa è una foto che mi ha sempre fatto pensare a una foto scattata in Spagna da Cartier Bresson ecco, per, tanto, per ritornare al discorso dell'influenza e di quanto è giusto farsi permeare dal lavoro degli altri. No? Vedete in ogni vado un po' veloce, ma tanto il succo è quello. La, la, diciamo che le caratteristiche del lavoro di Alex Webb tornano sempre. Guardate questa, altri elementi separatori e all'interno di ogni spazio l'ordine, nonostante ci siano così tanti soggetti da far pensare a un immediato caos. Invece lui riesce magicamente a mettere ordine nel tutto, cosa ovviamente tanto tanto difficile. Ecco, qui questa immagine ci introduce poi a un concetto, anche questo che vedremo tra un pochino, quanto la luce, la forza della luce, quella luce e quei colori che l'avevano condotto da Haiti e che gli avevano fatto rispondere a quella crisi di cui parlavamo prima, diventa protagonista, la silhouette. L'uomo che viene no, all'interno di questo frame, che viene colpito da questo taglio di luce. Qui la luce è fondamentale, come è fondamentale la struttura dell'immagine. Alex Webb molto spesso vi ricordate quei cubi eh, che, a cui faceva riferimento rispetto al lavoro di De Lirico? Eccoli, no? I cubi nei quali e i pertuggi nei quali inserire le. I soggetti principali. Molto spesso, come avete visto, si fa anche, si fa anche incuriosire e dà delle preesistenze. Ecco, è quello, un, altro, un altro concetto che cerco sempre anche di veicolare durante i corsi. Facciamoci intanto: l'immagine deve partire da qualche parte, in dubbio, no? la nostra attenzione deve essere catturata da qualcosa. A volte, perché no, un elemento forte visivo può essere l'inizio. Per poi sviluppare l'immagine e renderla più interessante. E vedete qui come Alex Webb diventa l'Alex Webb che poi conosciamo tutti: quello della complessità della luce, dei colori, la separazione l'ennesima foto con una separazione a metà. A volte eh, non è detto che sia un palo, il muro ha la stessa funzione. La forza di questa immagine è che ovviamente l'elemento separatore non deve essere fine a se stesso, ma se riesce tramite l'elemento separatore riusciamo ad osservare un mondo da una parte con delle caratteristiche eh, di contenuti e di colore e un mondo dall'altra parte con mh, contenuti e colori diversi, l'immagine funziona. E allora l'occhio fa destra, sinistra, destra, sinistra e continua così frame, storie, blocchi, personaggi, tante, 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 tante cose in un unico frame. Alex Webb cerca sempre, come abbiamo detto, ecco guardate qui, poi questo libro magari ecco, lo lasciamo, lo lasciamo in questa bellissima immagine, Alex Webb cerca in maniera ossessiva di complicarsi la vita. Questo è uno, ovviamente non il primo, ovviamente è uno dei suoi primi libri, è uno dei suoi primi libri che poi mano a mano diventano, diventano tantissimi. Ultimamente la produzione di libri da parte di web, supportata sia artisticamente che professionalmente dalla moglie Rebecca, è aumentata a misura quasi, è quasi faticoso ormai stargli, stargli dietro, però sono ovviamente tutti i libri, e molto, molto importanti. Un altro libro molto importante, ve lo faccio vedere e poi lo vedremo velocissimamente dopo, è questo qui. Eccolo qui. Questo, ahimè, è quasi introvabile, però è un altro libro eh, che in qualche modo ha voluto consacrare web nel panorama internazionale eh, della, della fotografia. Un libro totalmente dedicato alla luce e ai colori tutte le foto sono state eh, scattate in, in sud america o quasi e un libro eh, mi sembra che uscì negli anni, negli anni 80 poi magari ce lo ci vediamo qualche qualche immagine riprendiamo velocissimamente le nostre le nostre slide eccoci qua eravamo rimasti no al suo lavoro eh, ad Haiti, le immagini le abbiamo ovviamente viste sul libro, che è ancora meglio, ce le vediamo veloci qui. Queste le abbiamo viste tutte. Abbiamo parlato della Questa no, questa forse è un'immagine magari un po' più semplice, però è molto estetica, molto eh, bella ai limiti no, del, del commovente. Questa l'avevo selezionata perché è un'immagine molto interessante. che a me piace sempre questa anche. E poi lui dice altri progetti sono nati diversamente. No? Prima ecco il libro di Green l'ha condotto da, ad Haiti, lui dice altri progetti sono nati diversamente. A volte perché mi trovavo in un posto interessante e ci volevo tornare, a volte cominciavo e poi nasceva il progetto. Non so mai all'inizio se nascerà davvero un lavoro. Quando comincio un viaggio, un percorso, non so quale sarà il punto d'arrivo. Ecco che a me piace molto questa, come dire, eh, questa filosofia, una, una filosofia molto vicina a, a tutti gli amanti della fotografia di strada, no? il lasciare un po', el, approcciarsi liberamente a quello che, che vediamo, a quello che avviene, lasciarsi un po' gestire, se vogliamo dire così, dalla quotidianità. E... <ride> E la, la, la passione dei genitori lo porta ad Istanbul. Addirittura nel 68, quando era poco più che un ragazzino. Questa è una foto che fa eh, una delle prime foto fatte a Istanbul nel 68, quando da turista insieme ai genitori eh, andava a visitare la città. Si innamora della città. L'amore per quella città fa sì che Alex Webb torni ad Istanbul un'infinità di volte. E lui dice: Non sono andato a Istanbul con l'idea di fotografare una città insieme asiatica ed europea. Sono semplicemente andato a Istanbul, ho girovagato per la città e ho cominciato a percepire un certo numero di cose e sensazioni. Questo è il mio approccio abituale. Lasciare che l'esperienza diretta della strada parli per prima e sopra di ogni altra cosa. E ovviamente, ovviamente, stiamo parlando di approcci totalmente eh, diversi. Rispetto a, ad altri generi fotografici, rispetto al fotogiornalismo, rispetto al reportage, eh, il fotografo di strada va in un posto mh, senza crearsi una struttura lavorativa di nessun tipo, va in un posto e si perde in quel, in quel luogo, e in quel luogo produce le sue immagini. Se poi, come per Alex Webb, in quel posto ci torni perché sei innamorato di quel posto, ci torni un'infinità di volte e fai un'infinità di foto e poi gli dai una struttura che potrebbe essere, perché no, quella di un libro, allora quel lavoro, perché no, può diventare documentazione. Io la, la penso così, può diventare reportage, perché no. Faccio sempre l'esempio ai miei studenti eh, rispetto al lavoro... Eh, di, della, di Vivian Meyer, no? lei usciva ogni giorno della sua vita, usciva ogni giorno semplicemente con l'intento di fare fotografia, non voleva raccontare nulla degli aspetti legati alla società in cui viveva. Però, che succede? Che se tu esci ogni giorno per Roma e per 30 anni la fotografi, se te o qualcuno al posto tuo mette insieme quel lavoro all'interno di un libro, per esempio, fotografico, ecco che tu di Roma hai creato un documento, un reportage che forse non ha eguali. Ecco che la fotografia di strada, perché no, in questo caso può diventare documentazione a tutti gli effetti. Riprendiamo le nostre slide. Ah, e semplicemente veniamo a Istanbul. Ovviamente eh, c'è anche questo libro, ce lo vediamo, e è un libro questo che è stato, se non sbaglio, è stato ristampato perché per un periodo era quasi eh, introvabile, poi è stato, è stato ristampato, quindi eh, eh, si, può, si può comunque... Eh, comprare assolutamente, qui credo. Officine fotografiche ce l'hanno. Adesso lo andiamo a vedere. Ok, ecco qua. Questa è la, la copertina. Io ci ho messo qui la <ride> e questo libro. Nasce, inizia con la foto che vi ho fatto vedere prima, con la foto di lui ragazzino, se non sbaglio eccola qui, di lui ragazzino che se ne va nel 68 comincia a innamorarsi di Istanbul e volutamente in un lavoro a colori ha voluto mettere all'inizio del libro questa foto in bianco e nero che è stato l'inizio di un amore. Ecco qua, una delle prime immagini era quella che tanto mi aveva in qualche modo... Eh, incuriosito di, di Alex Webb quando lo scoprì. Vedete, c'è sempre profondità, sempre elementi che si succedono l'uno all'altro. Anche qui, se vogliamo, no? cerca sempre dei frame o dei blocchi dove andare a inserire i vari soggetti o parti di soggetto, non è detto che il soggetto, come abbiamo già visto in altre immagini, non è detto che il soggetto Alex Webb voglia farcelo vedere sempre tutto, ma una mano che spunta da qui è un elemento che in qualche modo eh, incuriosisce lo spettatore, lui lo sa so bene e quindi magari è più forte una mano che entra eh, improvvisamente nel frame che vedere l'intero bambino che fa capolino, insomma. Ecco, la quotidianità approcciata con tanta, tanta complessità, sempre con l'attenzione a non sovrapporre gli elementi e i soggetti. Questa è una delle car caratteristiche che state, eh, spero, ritrovando nelle sue immagini. Non c'è mai confusione nonostante la molteplicità dei soggetti e questo lo si fa sempre e comunque guardando dentro il mirino della macchina fotografica e pensando a quello che ci stiamo mettendo dentro. Dobbiamo essere, lui lo è, veloci di pensiero. Ecco, questa è un'immagine bellissima no? nella sua eh, poesia. Ed è anche qui no? l'infinata e l'uso di eh, cose che materialmente già raccontano. Soggetto sullo sfondo, il passante qui con un taglio esasperato. Questa è una raccolta piena piena di, di belle immagini. Un libro che, uno dei primi libri che ho acquistato di Alex Webb è un libro eh, a cui sono molto legato. Anche qui, no? cioè, tramite il riflesso, un'altra cosa che usa molto, crea complessità nell'immagine, crea in qualche modo qua quasi una, una replica, se vogliamo. Loro due sono soggetti che si somigliano molto. Per l'ennesima volta, elementi di separazione. A sinistra una storia, a destra un'altra, luce, ombra, vedete poi come, ecco, qui anche qui elemento di separazione e storie diverse. Vedete come, poi osservando, osservando le immagini di Alex Webb, con un po' d'attenzione ci, ci si riconosce, poi ci si riconoscono degli schemi che, bene o male, funzionano sempre. Ecco, questa è un'immagine a cui sono molto, molto legato perché, in qualche modo, è un'immagine che. Quando, quando la vidi per la, per la prima volta, e questa è un'immagine del 2003, mi in qualche modo mi incuriosì le, la forza e l'efficacia del creare, attraverso un, una preesistenza, creare delle repliche. Quindi la forza di questa immagine è ovviamente è, è la, la replica e la postura veramente tanto simili, la vaga somiglianza tra i due soggetti. E, questo per quanto riallacciandosi al discorso eh, che abbiamo fatto in qualche modo eh, prima, il discorso relativo al farsi influenzare da, dagli autori che più ci piacciono, che più ci hanno in qualche modo colpito, volevo farvi vedere un'immagine. Ne ho raccolte eh, alcune che ho prodotto in questi anni, ma ne volevo far vedere una che probabilmente in qualche modo nasce da da quell'idea. Allora, vediamo se la ritrovo, se faccio ovviamente fatica, andiamo avanti. Comunque è un'immagine dove si riproduceva in qualche modo no, adesso eh, non la trovo, quindi andiamo avanti. Si eh, riproduceva in qualche modo eh, riusciva a riprodurre eh, una, una replica. Eh, quindi Ok, andiamo avanti nella visione del libro. In qualche modo replicavo una, una, una figura, una statica che avevo trovato in un cartellone pubblicitario con un elemento fortemente somigliante che ho avuto la fortuna che passasse proprio in quel momento, ero lì ad attenderlo, non, non attendevo lui, attendevo appunto... Il replicarsi più che altro della, della postura dei, dei due soggetti, poi ho trovato eh, magicamente la somiglianza forte. Guardate, questa è un'immagine che in qualche modo ci racconta ulteriormente come Alex Webb poi sia molto legato e attento a questa separazione del... e questa funziona molto non solo perché Alex Webb ha trovato l'elemento di separazione, ma come dicevamo prima perché destra e sinistra sono completamente diversi. Qui ulteriormente a, a, a complicare un, un po' di più le cose, e, e noi ne siamo ovviamente contenti, c'è un triangolo che dal punto di vista compositivo è sempre un qualcosa di molto interessante. I tre soggetti che Alex Webb vede, che ci racconta, uno in primo piano e due sullo sfondo, creano un triangolo. E nel triangolo l'occhio dello spettatore in qualche modo rimane incastrato, coinvolto, rimane eh, dentro l'immagine, l'atmosfera, complessità. Ecco qui, qui a fare la differenza. Sono no? questi frame, questi cubi, questi quadri, questi input visivi talmente forti che poi il resto è, è importante, sì, ma può essere anche tagliato. No? La luce protagonista, altro elemento divisorio. Questa foto non l'ho mai capita, ho, ho ascoltato una sua eh, intervista su YouTube e lui afferma che questo sia un riflesso, ma io questo, credo, non riesco proprio a decifrarla. Ecco, l'immagine è una buona immagine, una buona fotografia, soprattutto, no, di, chiamiamola di strada, è, è, è buona anche quando riesce in qualche modo a ingannare l'occhio dello spettatore. È talmente complessa, articolata, che non si riesce neanche bene a capire come sia stata... In qualche modo scattata. E il riflesso, questa, questo, eh, in questo aiuta molto. Ecco come eh, questa bellissima immagine, la lascio qui per due secondi in più. È un gioco di specchi e di riflessi con l'elemento umano ovviamente sempre eh, protagonista. Cioè, questo giallo, questa macchia gialla del tassì che eh, vediamo in due spazi da due angolazioni diversi, grazie ai riflessi de, dello, dello specchio, è un'immagine molto molto complessa, anche questa ha i limiti un po' della percezione, della percezione e della decifrabilità, non so se si può dire così, no? Non quante storie, anche sullo sfondo, no? Ecco. Questi due elementi apparentemente inutili invece risultano fondamentali, a mio avviso. Questa mano che entra e anche la direzionalità di ogni sguardo da struttura visiva e armonia all'immagine stessa, movimento all'immagine stessa. Ormai veniva dopo questo concetto, però ormai penso che l'abbiamo eh, visto e sviluppato, e, e ne abbiamo parlato molto insomma guardate anche questa è un'immagine che mi piacque all'epoca tantissimo e continua a piacermi del lavoro di Alex Webb ad Istanbul poi usciamo da questo lavoro è, è un'immagine che grazie al riflesso qui si vede lui addirittura la sua il suo riflesso e la sua sagoma no? lui fa ombra a, a, in, in, su questa su questa vetrina e Vengono fuori in maniera anche imprevedibile tutti questi soggetti, grazie al, al riflesso. Tanto, tanto interessante, un'immagine che ho sempre eh, adorato. Ah, no, ce n'è un'altra che vi devo far vedere assolutamente. Perché eccola, stava subito dopo, se non me la dimenticavo. Ecco, questa è una delle immagini che preferisco in assoluto: un'immagine che è piena di soggetti, è un'immagine. Ovviamente su più livelli, quindi con una buona luce, tutte le caratteristiche che abbiamo sempre eh, detto che funzionano e sono poi nel tempo no, non funzionano sempre meglio nel lavoro di Alex Webb. Ma qui c'è un ritmo, c'è un ritmo incredibile in queste immagini. Perché il ritmo è quello, come avevamo detto prima, dettato dalla differenza delle, delle, della direzione che i visi dei. E soggetti eh, stabiliscono e determinano quindi ecco è questo il ritmo uno sguardo verso sinistra uno sguardo in alto verso, eh, verso destra ancora verso destra e poi subito dopo a sinistra questo a sinistra è il primo piano questo spicchio qui eh, incastrato nel frame del suo velo in basso a sinistra cioè la mano che entra all'improvviso proprio al centro del frame eh, c'è tanta roba Gli stessi soggetti tutti voltati nella, nella stessa direzione eh, non avrebbero dato la stessa forza all'immagine quindi eh, la, la, la differenza è questa ok usciamo, usciamo dal libro e, e continuiamo a vedere qualche altra cosina tanto poi Oh, se v'ho annoiato eh, fate clic e ve ne andate a fare le vostre cose, io continuo. Allora, ta -ta -ta, allora vediamo, ritorniamo sulle nostre eh, slide. Eccole qui. Allora, eravamo a Istanbul. E questa è una frase che io adoro. È una, una sua frase che porto con me. Io so affrontare un posto solo camminandoci. Quello che fa un fotografo di strada è camminare, guardare, aspettare e parlare, e poi guardare e aspettare ancora, cercando di rimanere fiducioso che l'inaspettato l'ignoto o il cuore segreto della conoscenza lo attenda proprio dietro l'angolo. In queste 4-5 righe c'è l'essenza tutta della fotografia di strada, quindi il non eh, progettare nulla, il non mettere nulla in, in posa, il eh, rimettersi all'anarchia all del quotidiano ma conservando la fiducia, sapendo che eh, l'errore o comunque la, la sconfitta lì dietro l'angolo, ma non deve scoraggiarti questa cosa, devi andare sempre avanti speranzoso. Ecco che, vedete, questi concetti in qualche modo legati alla fotografia poi, secondo me, in questo momento storico hanno un, un valore, hanno, eh, un, creano una, una simbiosi che... È giusto comunque seguire allora qui c'è adesso vediamo se riesco a mandarlo in onda c'è un video che fa vedere molto molto eh, chiarisce molto molto bene come web lavora in strada. Sono 4-5 minuti, ma tanto interessanti per far vedere come Alex Webb si muove. Questo era un commissionato di qualche anno fa, assegnarono ad Alex Webb un commissionato in, se non sbaglio, Corea del Sud, e lui passò lì, credo forse circa una settimana, per produrre delle immagini. E si vede molto molto bene in questo montaggio, velocissimo, come si approccia alla fotografia. Provo a farlo eh, partire. Allora dovrebbe sottosentirsi l'audio, io faccio dei piccoli commenti, c'è cioè, ovviamente lui che parla, guardate come osserva insistentemente delle preesistenze, quindi il qualcosa da cui far nascere una foto, sta lì che attende e qui ci vorrebbe qualcuno ovviamente che passa, si distrae un attimo, la persona passa, forse non ha fatto in tempo a scattare, ma ci sta, cerca la... Eh, connessione tra elementi completamente staccati guardate qui che interessante la cosa sta rilasciando un'intervista abbandona improvvisamente l'operatore eh, perché viene rapito da, da un qualcosa guardate qui comincia il suo approccio alla scena eh, eh, ovviamente sta lì approccia la scena e aspetta un attimino quello che, che succede la signora lo scopre, la bambina pure, no? si crea un attimino, ma lui non è interessato, sta, fa in qualche modo a pazienza, fa finire questa scenetta, la mamma dice fatti fare due foto, dai, dai. A questo Alex Webb non, non interessa, perché Webb sta aspettando questo, che la bambina, distratta da quel primo momento, riassuma in qualche modo no? le, 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 il, norma il fare normale, sta per scendere e Alex Webb cattura quell'attimo il quotidiano si è trasformato in qualcosa di speciale. E questo è molto molto interessante perché è un momento di, eh, di distrazione si che poteva essere di distrazione ma per lui non è perché sta sempre molto molto attento a quello che succede. Un'altra cosa molto interessante è... Ok, mi camminano due o tre giorni di pioggia, che faccio? Sto a casa? No. È logico, fotografo. E gli elementi dissonanti, come possono essere un, un, un improvviso acquazzone, possono diventare assolutamente interessanti, e questa nella dimostrazione. Ecco, qui è interessante vedere come eh, Webb si approccia a questa, a questa scena. Lui vede un po' di movimento, c'è cioè questo um, chiamiamolo no, negoziante, mette eh, delle, eh, dei poster, delle foto su un muro. Sono tutti elementi a, ai quali web potrebbe agganciare, però c'è da fare i conti con lui che lo scopre. E allora, ok, no, si instaura questa piccola conversazione. Addirittura Web fa finta di fargli eh, una foto, e da qui in poi è stato accettato. Tra virgolette, può iniziare a lavorare. Ed ecco che comincia a muoversi. Vedete com'è discreto, com'è eh, pacato nei movimenti, nessuno si accorge che lui sta lì. Il fotografo diventa invisibile grazie alla sua discrezione. Analizza la scena, la pensa, ovviamente i tentativi sono quelli di incastrare più soggetti, più elementi, cose che... Possono, possono dare dei risultati. In questo preciso frangente ovviamente non, magari non hanno prodotto il risultato voluto, però i tentativi vanno in qualche modo fatti. Come in questo caso eh, individuare un punto di fuga delle diagonali, aspettare che questo soggetto, magari vestito di rosso in un sfondo verde, si possa palesare davanti al fotografo stesso. Ovviamente che succede? Per un commissionato è difficilissimo ottenere i risultati che tu ottieni in anni di fotografie in giro per il mondo. Lavoro con no? i frame, i specchi, quello l'abbiamo in qualche modo eh, già detto, lo, lo cerca in maniera insistita. Trovare confidenza con il mezzo fotografico, ecco. <ride> Questa è un'altra cosa fondamentale che per web è imprescindibile. La sua vecchia laica, il suo 28-35 mm, sempre e solo quelli. Eh, si crea una confidenza e si crea un'intimità che ti porti dietro e che ti aiuta nelle, nelle situazioni più eh, difficili e complicate. E eh, Qui è carina la cosa, guardate, eh? vuole ovviamente fotografare la signora anziana, sta lì ma deve approcciarsi in maniera, diciamo, delicata alla, alla situazione, fa il vago, a volte può premiare questo atteggiamento, e ci riprova fino all'ultimo, ma la vecchietta è più furba di lui, si gira e se ne va, E eh, va bene, non fa niente, andiamo oltre. Vedete, il suo approccio è sempre molto, molto tranquillo, ha i limiti del, del proprio, il, il creare... Addirittura il dubbio rispetto al soggetto no? che è fotografato, ma sarò io il, il soggetto che sta fotografando, ebbene sì, ma lui è talmente tranquillo che non non, non, nessuno si accorge di lui. Lavorare con i frame, con eh, i specchi, molto spesso ritroviamo. Ecco, qui si fa catturare no, visivamente da questo strano murale se va a vedere. No? chiede di fare il giro, ovviamente magari gli era accompagnato in Corea per questo giro fotografico, fa il giro, entra in questo cortiletto, era forse una, una scuola, e si mette un po' a studiare la situazione, in attesa che quell'ignoto, quella sorpresa e quel dono arrivi. Qui non arriva e si accontenta di uno scatto di, perlustrativo, diciamo. Poi nel video si vede invece una foto risalente a qualche anno fa dove il regalo è arrivato. Questa è l'immagine priva di... no. In particolare interesse, questa è un'immagine scattata in Turchia nel 2004, dove invece è capitato qualcosa di veramente interessante seguendo il gioco dei bambini. Ecco che segue i bambini, perché i bambini creano movimento e creano eh, dinamismo all'interno dell'immagine. Dell ecco che si mette a seguire fotograficamente questa, questa ragazzina. Un consiglio, un consiglio che io do sempre molto spesso durante, durante i corsi è che se troviamo una situazione che sentiamo, percepiamo possa essere interessante, non abbandoniamola dopo uno, due, tre scatti, stiamo lì perché poi la differenza la fa ecco, la persona giusta al momento giusto, l'imprevisto giusto al, al momento giusto. E quindi vedete, sta lavorando sicuramente sulla separazione, c'è cioè quell'elemento separativo dettato no? dal montante della, dello specchio, sta lavorando sul primo piano della bambina e sul riflesso sullo sfondo. Ecco quello che sta pensando Alex Webb qui in questo, in questo video. E, e prova, prova, nessuno ti dice che poi lo scatto sarà buono. Guardate. Eh, qui è, è, è sempre un'altra scena molto molto interessante, lui eh, trova questa presistenza, questo murales, mh, sa, ad, si aggira intorno a questo murales nel tentativo di trovare un punto di vista interessante, lo trova semplicemente, guarda, vi voglio un attimino, voglio un attimino soffermare su, su questo, lo trova semplicemente da un'altra angolazione cambiando il punto di vista. Ogni tanto il fotografo deve cambiare il punto di vista. Qui che ha fatto Alex Webb? Dalla sua postazione si è spostato ma di un paio di metri sulla sinistra. Questa macchina, che per tutti sarebbe stata in qualche modo un ingombro, un, bah, eh, un qualcosa da togliere dall'inquadratura, lui la sfrutta. Sfrutta il riflesso, il riflesso del tetto della scuola che contestualizza anche il luogo dove sta fotografando, ci sono quegli idiomi no, che riportano ovviamente in Corea, si formano delle linee, quel tetto, è, è, sono delle linee da seguire, e soprattutto quel murales non è così esplicito come era nella visione precedente. E poi il bambino, no, che in qualche modo sbuca sulla sinistra e, e se ne va. C'è un gioco di colori, che funziona, di colori primari che funziona molto, e poi il momento decisivo del bambino che, che fugge via. Vedete, a volte alcuni schemi si ripetono nel lavoro di Alex Webb. Trova un murales, un qualcosa che gli dia dei riferimenti, il muro dove campeggia il murales può diventare, perché no, quell'elemento di separazione tra destra e sinistra, tra un, tra un mondo e l'altro, e ragiona così. Metà frame, il murales, l'altra metà nel tentativo di metterci la vita quotidiana ai passanti che... E ho scarpe comode ovviamente, <ride> per forza tutta la vita. E poi aspetta, perché secondo lui quella è una postazione giusta, ma gli serve, ecco qui, che forse gli serve un qualcosa in più. Gli serve ecco l'ombrellino, la signora col vestito a fiori, il passo un po' allungato. Paio di cosette per creare una connessione tra una preesistenza e il passaggio. Ok, il video eh, qui è, è terminato. Io volevo vediamo vediamo un attimino, allora, volevo, vediamo dove siamo arrivati con la presentazione perché poi volevo farvi vedere velocissimamente un'altra cosa prima di chiudere, allora. Ecco, l'ultimo concetto. Nel lavoro di web l'uso compositivo delle ombre è semplicemente meraviglioso. Le usa per disegnare e per incorniciare gli elementi che compongono la scena, per indirizzare e guidare l'occhio di chi osserva le sue foto. Ecco che la luce, e questa l'avevamo vista prima, diventa protagonista. Ma non solo la luce, è l'ombra che viene creata da una determinata luce. È ovvio che bisogna aspettare una luce che sia... Eh, interessante una luce che sia tagliente una luce che crei colori caldi ecco lì che però l'ombra che quella luce eh, crea diventa fondamentale e quell'ombra fa la differenza perché quell'ombra crea delle silhouette quell'ombra eh, crea delle, mh, delle linee che il fotografo o lo spettatore in qualche modo è quasi obbligato a seguire vedete Qui l'elemento separatore, questa volta non al centro ma sulla destra, c'è sempre. E poi ci sono queste ombre. La forza di questa foto è nelle ombre chiuse e nei colori vividi accesi. Ci sono molte immagini che rappresentano e che hanno rappresentato il lavoro di Alex Webb proprio eh, pensate e concepite in questo modo. Si prende l'esposizione sulle alte luci, i neri si chiudono e andiamo a ragionare rispetto a quello che le ombre creano. Questa è una foto scattata in Messi e questa è una più recente scattata all'interno di una sala d'attesa, evidentemente. Arriva questo taglio di luce e questo taglio di luce diventa protagonista insieme ai colori che magicamente in questa... Eh, in questo frame stanno a meraviglia l'uno vicino all'altro. Chi influenza Alex Webb rispetto a tutto questo, rispetto allo studio della luce, soprattutto in un ambiente urbano, prima di lui non l'aveva forse fatto nessuno? È Matt Seger questo fotografo americano di origini ungheresi, nato nel 1931 e morto nel 2014. Maestro indiscusso e grande sperimentatore, bianco e nero, luci, ombre, speranza. E disperazione. Molti fotografi imparano in qualche modo da lui. Queste sono alcune immagini, ovviamente in bianco e nero, ma la, la, la concezione dell'immagine è la stessa di, delle immagini che abbiamo visto prima relativa ad Alex Webb. Luce forte, l'ultimo, vedete quest'ombra lunghissima sulla destra del del frame, no? quella, quella silhouette che si, che si forma sul, sul, sul pavimento, ci dice che la luce è forse l'ultimo eh, raggio di luce della giornata, è, 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 produce eh, ombre lunghissime e con queste ombre lunghe il fotografo crea o, come in questo caso, nasconde perché poi il punto interrogativo, l'elemento, chiamiamolo... Di curiosità e di mistero, che nella foto, nella fotografia funziona sempre molto, e poi tramite la luce è facile anche eh, trovarlo, è facile anche intercettarlo. E quindi vi ricordate l'immagine prima di Alex Webb, di quei, due, eh, di quei due poliziotti o vigilantes nel fondo scala di quella metropolitana? È la stessa, identica come concezione, come idea di questa di Mezze, che è scattata, ovviamente, qualche anno prima. Ecco, eh, torniamo al, al discorso del mistero, no? questo volto, solo il volto che capita in ombra e che magicamente, visto che abbiamo esposto per le alte luci, scompare. Ovviamente che succede in post-produzione, possiamo pure leggermente, immagino, no? come magari facevano loro in camera oscura, lavorarci un po' su quelle ombre. Nessuno se, ce lo vieta se siamo partiti da quell'idea, enfatizzare ancora di più il, il risultato. Queste sono delle, delle foto, le vediamo velocissimamente e poi ci salutiamo perché, perché mi fanno cenno dalla regia che siamo andati lunghi. Eh, sono alcune immagini dove si vede e si percepisce la forza compositiva di Alex Webb. Tanti livelli, l'immagine è stratificata, parte magari da un qualcosa, mi immagino... No, questo ragazzino qui di spalle in primo piano ma poi arriva a tutti gli altri soggetti fino a quei tre che stanno sul muretto e la, la struttura architettonica poi del luogo fa in qualche modo la differenza io molto spesso um, le, le, le persone che frequentano i miei corsi quando andiamo un po' a lavorare su questi concetti eh, consiglio o andiamo direttamente sempre dove ci sono delle scalinate quando ci sono delle scalinate le persone in qualche modo si dispongono eh, in maniera naturale su più livelli ecco osservare e pensare alla composizione su una scalinata è un buonissimo esercizio questa l'avevamo vista prima no meravigliosa per la complessità e i tanti eh, eh, i tanti soggetti che si alternano, anche questa vecchissima. Tantissimi soggetti si arriva compreso il poster lì a contarne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, forse 8 sullo sfondo. Questa è l'immagine da cui in qualche modo abbiamo iniziato e con cui magari chiudiamo questo nostro primo incontro qui a officine fotografiche. Eh, l'immagine simbolo forse, una delle immagini simbolo eh, del lavoro d'Alex Webb, la complessità, il colore, la struttura, i cubi, la fortuna anche di quel pallone che entra no, in maniera eh, imprevista dentro il cesto eh, è l'immagine. Forse, una delle immagini simbolo del lavoro d'Alex Webb. Eh, mi piace appunto chiudere questo nostro incontro. Con, que con questa foto ovviamente vi invito ad approfondire tutto il lavoro di Alex Webb, anche perché da lui, come avete visto, si arriva inevitabilmente al lavoro di tantissimi altri fotografi e maestri della fotografia. E vi invito a seguire i contenuti di Officine Fotografiche. Oggi abbiamo in qualche modo sperimentato la cosa spero sia andata bene spero di non avervi annoiato ce ne saranno da oggi in poi tantissimi altri è un modo per stare insieme in questo momento difficile però facciamoci compagnia e usciremo a mio avviso attraverso anche questi di esperimenti eh, e questa forza che sto vedendo usciremo forse eh, ancora più forti da questa brutta situazione e sicuramente più motivati quindi appena finisce giù con le fotografie e giù con i corsi a officine fotografiche io vi saluto, vi ringrazio il video rimarrà caricato sul canale YouTube di Officine Fotografiche quindi quando volete se ve lo siete perso, se ne avete perse delle piccole parti ve lo potete rivedere io vi saluto, vi ringrazio ci vediamo veramente presto, ciao ciao